Buongiorno a tutti, sono Massimo Galbiati e questa mattina vi faccio un'introduzione al tema della progettazione di powertrain elettrico con il metodo Moving Particle Simulation. Parliamo quindi di un metodo CFD, Computational Fluid Dynamics, di tipo meshless, e vedremo delle applicazioni relative all'utilizzo di raffreddamento mediante getti olio per il raffreddamento appunto di motori elettrici ad alta densità di potenza, e lo stesso metodo di simulazione può essere applicato anche per la simulazione della lubrificazione delle trasmissioni, quindi ingranaggi, cuscinetti e tutto ciò che trasmette la potenza dal motore verso le ruote. Farò quindi un'introduzione sia sul metodo sia sulla motivazione, due casi studio. Uno relativo a motori elettrici e un paio in realtà relative alle trasmissioni e poi alcune conclusioni. Partiamo quindi con una breve introduzione al metodo. Il metodo si chiama Moving Particle Simulation, è un metodo di simulazione CFD di tipo meshless. Questo metodo si basa sostanzialmente sull'idea di discretizzare il volume fluido mediante particelle anziché mediante la classica mesh di calcolo. Il metodo si basa su un tipo di solutore di tipo lagrangiano, quindi che va a tracciare la traiettoria delle particelle di fluido lungo appunto il loro percorso, calcola la velocità, la pressione, la temperatura, le quantità turbolente associate a quel volume di fluido. Questo significa appunto risolvere le equazioni di Navier-Stokes con un metodo di tipo lagrangiano e tra poco vi mostrerò quali sono i benefici di utilizzare questo metodo. Le principali applicazioni sono legate alla simulazione di liquidi, quindi parliamo principalmente oggi di olio e i temi che vengono trattati con notevole efficacia e con notevoli vantaggi rispetto ai metodi CFD tradizionali sono i flussi a superficie libera. Tra questi rientrano quindi anche i flussi per splash, lubrificazione per splash di trasmissioni, piuttosto che spray o getti di olio che vengono utilizzati sia nelle trasmissioni per la lubrificazione cosiddetta attiva, sia nei motori elettrici per il raffreddamento degli avvolgimenti. Il software permette sia di risolvere il campo di moto, quindi velocità, pressione, turbolenza, sia di risolvere la temperatura del fluido e lo scambio termico tra il fluido e le pareti, risolvendo anche quelli che sono i flussi d'aria all'interno del sistema e risolvendo anche la conduzione del calore all'interno dei solidi con cui avviene lo scambio termico con il fluido. Il vantaggio principale del metodo Moving Particle Simulation è che non richiede la generazione di una mesh di calcolo. Questo significa che nel processo di simulazione, in questa immagine vedete un confronto tra i metodi convenzionali, che sono i metodi basati su una griglia di calcolo, e i metodi a particelle, in questo caso Particle Works. A monte di tutto c'è ovviamente un CAD, quindi una geometria 3D, che nel metodo convenzionale deve essere letta, deve essere semplificata, spesso va estratto il volume fluido per poi discretizzarlo mediante la generazione di una griglia di calcolo. E questa parte può essere piuttosto lunga e dispendiosa, soprattutto se si ha a che fare con geometrie complesse, con parti in movimento, quindi geometrie variabili, come all'interno di una trasmissione di un motore elettrico. Tutta questa fase preliminare di preparazione del modello scompare completamente dal processo di simulazione nel momento in cui andiamo ad utilizzare un metodo a particelle, perché i metodi a particelle, Particle Works in particolare, legge direttamente il CAD, legge direttamente le parti solide, quindi l'ingranaggio, il cuscinetto, la cassa della trasmissione, e va direttamente a lavorare su questi oggetti che sono già stati creati nel CAD per assegnare quelle che sono le leggi di moto, per assegnare quello che è il livello dell'olio o i punti di iniezione dell'olio, e quindi si lavora direttamente sul CAD senza bisogno di fare pulizia, generazione di geometrie o generazione di mesh.
Inoltre, il processo di simulazione viene ulteriormente velocizzato grazie all'utilizzo di hardware specifico, che non è altro che schede grafiche. Mediante l'accelerazione tramite GPU, il calcolo può essere molto rapido, molto efficace, anche utilizzando delle normali workstation senza bisogno di potenze di calcolo notevoli, come spesso avviene con le simulazioni tradizionali basate su griglia di calcolo. Il software gira sia su multicore, quindi l'hardware tradizionale, ma anche su GPU. E questo permette di analizzare sistemi complessi in tempi molto brevi. Quali sono i vantaggi? Qual è lo scopo dell'utilizzo del metodo Moving Particle Simulation? Lo scopo è spostare l'utilizzo della simulazione il prima possibile nel processo di design. Questo perché in questa fase, quando ancora c'è libertà di scelta, libertà di azione, libertà di selezionare il miglior concetto o il miglior design, lì la simulazione esprime il proprio potenziale, aiutando il progettista nel prendere la giusta decisione riguardo ad una serie di fattori che tra poco vi elenco. In questo modo, spostando la simulazione all'inizio, si riesce a fare tutto quello che serve, quindi a simulare opzioni alternative di design, piuttosto che simulare scenari operativi diversi nel mondo virtuale, e si sposta, si va al prototipo reale solo quando questa fase è stata terminata, quindi solo quando si ha un design ottimizzato, si ha un design che è stato verificato virtualmente, e a quel punto si può andare a costruire un prototipo che molto probabilmente funzionerà senza dare problemi. Questo ovviamente consente di ridurre tempi di sviluppo e costi di sviluppo. Quindi i grandi vantaggi del metodo meshless CFD è che si usa il CAD com'è. La maggiore velocità di simulazione grazie all'accelerazione della GPU, ma anche grazie alla maggiore stabilità numerica di questi metodi, soprattutto quando si ha a che fare con geometrie in movimento, come dicevo prima, geometrie variabili. E questo permette di ridurre da settimane a giorni il tempo di modellazione e di simulazione, e questo permette appunto di spostare nelle fasi iniziali del progetto la simulazione, e di farsi aiutare dalla simulazione nella progettazione. Questa è una pagina di esempi e di un riassunto delle principali applicazioni. Trovate appunto i due temi di cui parliamo oggi, che sono la lubrificazione delle trasmissioni, quindi il tema del powertrain elettrico, nelle prime due immagini. Questa è una trasmissione, vedremo poi qualche dettaglio in più. Quindi simulazione dello splash di olio, in questo caso in realtà si parla anche di lubrificazione attiva, come vedremo poi, getti di olio per raffreddare gli avvolgimenti di un motore elettrico, questo è un tema molto rilevante, soprattutto negli ultimi anni, simulazione molto di dettaglio di cuscinetti o comunque di componenti specifici del nostro motore o della nostra trasmissione, fino ai temi anche relativi al powertrain, quindi ai motori convenzionali a combustione, con i temi associati al raffreddamento di pistoni, lubrificazione non solo delle trasmissioni ma anche del motore, fino poi alla simulazione del veicolo intero e della sua interazione con l'ambiente esterno. Queste sono tutte simulazioni che traggono notevole beneficio dall'utilizzo di metodi meshless, proprio perché si parla, come vedete da tutti questi esempi, di flussi a superficie libera o spray o getti con geometrie molto complesse e in movimento. Vediamo quali sono le motivazioni per la spinta sullo sviluppo di powertrain elettrico. Ovviamente la necessità di ridurre le emissioni e l'impatto ambientale sono la spinta principale. Dal punto di vista tecnico e tecnologico, i motori elettrici per autotrazione devono avere una notevole densità di potenza. Questo significa oggetti piccoli con alta potenza. Questo significa alte temperature. Le alte temperature sono dannose sia per l'efficienza del motore, ma anche per la vita del motore stesso. Quindi è indispensabile raffreddarli correttamente.
i metodi tradizionali di raffreddamento, che sono metodi esterni, quindi raffreddamento mediante camicie d'acqua, non possono essere efficienti semplicemente perché la potenza viene generata all'interno, mentre il refrigerante, l'acqua, si trova all'esterno. L'unico metodo per raffreddare in maniera efficiente questi sistemi è appunto immettere il fluido, che ovviamente non può essere acqua ma deve essere olio, all'interno, cioè dove la potenza viene generata, dove il calore viene sviluppato. Questo ha dato vita negli ultimi anni a tutta una serie di concetti basati sull'iniezione di olio direttamente all'interno del motore elettrico per rimuovere il calore in maniera più efficace. Questo viene fatto mediante getti olio. Insieme a questo va la progettazione o riprogettazione di tutti quelli che sono i sistemi di trasmissione, quindi un motore elettrico ha necessità di un assale o comunque di una trasmissione di un riduttore che permetta di collegarlo al resto del sistema. E in questo caso il tema è anche quello termico, ma soprattutto quello della lubrificazione, cioè bisogna garantire una buona lubrificazione. Questo va di pari passo con il mantenimento di una buona temperatura all'interno del sistema, dell'assale stesso, e allo stesso tempo si vogliono minimizzare i consumi, o meglio le perdite di potenza, minimizzando anche il volume d'olio. Quindi ci sono degli obiettivi conflittuali perché si vuole portare l'olio in tutte le zone da lubrificare, ma allo stesso tempo si vuole minimizzare il quantitativo di olio presente nel sistema per ridurre al minimo le perdite di potenza. Questi sono i temi. Vediamo come vengono affrontati tramite il metodo Moving Particle Simulation. Partiamo dai motori elettrici e parliamo di catena di simulazione, integrazione appunto di questi metodi di simulazione nel processo di design. E partiamo proprio dal processo di design. Immaginiamo di partire dalla pagina bianca, quindi di non avere nulla sul motore elettrico se non le richieste a livello di coppia, di potenza, di cicli di guida da rispettare. Si va solitamente a disegnare il motore elettrico e Enginesoft può fare questa tipologia di lavoro, disegnare il motore elettrico da zero, utilizzando un software che si chiama MotorCAD, che appunto va a definire quello che è il layout della macchina, va a definire i materiali, va a definire quelle che sono le prestazioni, calcolare le prestazioni e anche a fare un pre-design del sistema di raffreddamento. Da questo si ottiene un 3D del motore elettrico che può essere utilizzato per fare delle analisi più di dettaglio. Quello che si fa solitamente è andare a selezionare alcuni punti di funzionamento della macchina, alcuni punti specifici corrispondenti a determinati cicli di guida o a determinati punti del ciclo di guida, e si vanno a fare delle analisi elettromagnetiche di dettaglio tridimensionali per andare a calcolare con maggiore dettaglio sia le prestazioni della macchina dal punto di vista elettromagnetico, ma anche a calcolare quelle che sono le distribuzioni tridimensionali di perdita di potenza, di generazione di calore in sostanza. Questo va di pari passo con l'analisi del sistema di raffreddamento. Quindi, mediante appunto Particle Works, si riesce a simulare sia il flusso d'aria sia il flusso d'olio all'interno del sistema e ad estrarre quelle che sono i coefficienti di scambio termico, cioè l'efficienza di raffreddamento dell'olio sulla macchina. Queste informazioni tutte insieme, quindi progetto, materiali, perdite di potenza, di generazione di calore e coefficienti di scambio associati al raffreddamento, vanno poi a finire dentro un modello unico termico che permette di predire, sulla base di tutte queste informazioni, quello che è il campo di temperatura del sistema dato un certo punto di funzionamento. E su questo poi possono essere fatte anche considerazioni di design perché si vanno a determinare quelli che sono i punti più caldi e si vanno a determinare quelli che sono i parametri di design che possono permettere di raffreddare meglio e di minimizzare le temperature, i gradienti di temperatura e gli stress sulla macchina. Questo lavoro è stato fatto, per esempio, in questa attività con Riccardo, dove Particle Works è stato utilizzato per diversi step. È stato utilizzato sia per calcolare la distribuzione dell'olio nel sistema di distribuzione, cioè nel sistema che passa attraverso l'albero,
va a passare all'interno del rotore e va a distribuire l'olio su diverse utenze, su diversi ugelli che vanno a raffreddare gli avvolgimenti. È stato calcolato il campo di moto dell'aria, si è tenuto conto del campo di moto dell'aria a diverso numero di giri e, come dicevo prima, si è fatta l'analisi dell'olio, della sua distribuzione, del suo accumulo, del suo smaltimento da parte del motore. Come dicevo prima, il processo è consistito di quattro step, oltre all'analisi fluidodinamica che abbiamo appena visto, l'estrazione dei coefficienti di scambio termico, il passaggio ad un'analisi termica che in questo caso è conveniente fare con un metodo FEM che permette di tirar fuori appunto le temperature. Questo è quello che appunto Riccardo ha fatto su un motore elettrico che avevano in laboratorio. Questo motore elettrico era stato costruito nell'ambito di un progetto europeo finanziato, quindi esisteva al banco un motore elettrico che è stato misurato in termini di temperatura su 6 punti posizionati sugli avvolgimenti. Gli stessi 6 punti sono stati monitorati nel modello numerico ed è stata confrontata la temperatura predetta dal modello numerico rispetto a quella reale, ottenendo una differenza massima tra i due valori, tra simulazione e misure, dell'ordine dei 3 gradi. Qui vedete appunto un grafico che mostra i 6 punti di misura sugli avvolgimenti, le 6 termocoppie e il delta di temperatura tra simulazione ed esperimento. Quindi un buon accordo tra il modello sviluppato e le misure effettuate. Questa tipologia di simulazione è, come dicevo, una parte del powertrain elettrico. La seconda parte è la trasmissione. Qui parliamo di ancora olio, ma di lubrificazione. Gli obiettivi generali sono appunto quelli di garantire una buona lubrificazione, minimizzando temperature e perdite di potenza. E quando si va a fare questa tipologia di lavoro, di progettazione utilizzando la simulazione, si possono fare diversi confronti. Per esempio, si possono confrontare diverse tipologie di lubrificazione, quella passiva per sbattimento dell'olio rispetto a quella attiva per lubrificazione forzata mediante getti di olio. Si possono simulare diverse condizioni operative che vanno dal funzionamento a diversi regimi, diverse velocità di rotazione, piuttosto che diverse tipologie di olio, diversi livelli o diverse temperature dell'olio che sono fondamentali su quelle che sono le perdite di potenza. Possono essere confrontate, può essere confrontato l'impatto di diverse geometrie, quindi di diversi design della cassa esterna, della posizione della pompa nel caso in cui si parli di lubrificazione attiva, piuttosto che del design interno dei deviatori, piuttosto che di tutte quelle pareti interne che servono per guidare l'olio nei punti dove serve, fino alla simulazione in condizioni transitorie di condizioni estreme, che possono essere condizioni di partenza freddo, di partenza in condizioni inclinate, quindi in salita o in discesa, accelerazioni legate a brusche frenate, piuttosto che a condizioni di lavoro in curva. Tutto questo viene fatto virtualmente andando poi a visualizzare quelle che sono le distribuzioni dell'olio nel sistema, le portate o la misura dei volumi d'olio nelle regioni più interessanti dal punto di vista della lubrificazione, fino al calcolo delle perdite di potenza, quindi della coppia resistente e anche, come abbiamo già visto, i coefficienti di scambio tra il fluido e le pareti del sistema. Quindi queste sono un po' le cose che ho già detto, i motivi per cui vengono eseguiti questa tipologia di simulazione. Prendiamo due esempi pratici. Il primo è appunto un riduttore accoppiato ad un motore elettrico e ad una sale. Questo esempio viene da Comer Industries che ha presentato questo lavoro alcuni anni fa, già alcuni anni fa, alla conferenza, alla CAE Conference. Qui vedete le condizioni di funzionamento. Questa gearbox deve funzionare su velocità di input variabili tra 700 e 6000 RPM, sia in senso orario che antiorario e con una
una estrema varietà di condizioni di inclinazione, quindi da orizzontale a verticale. Ed è proprio la condizione verticale che è la più critica, perché l'olio inizialmente posizionato in questa zona deve raggiungere i cuscinetti superiori, che qui vengono identificati con questi nomi, 1, 2, 3 e 4. Quindi la posizione è quasi verticale, si vuole andare a verificare se nelle condizioni di lavoro dettate dal cliente, l'olio raggiunge e lubrifica i cuscinetti superiori. Queste sono le 6 condizioni di lavoro che sono state testate sia con il software sia in laboratorio, successivamente alla verifica mediante modello e simulazione. Quello che è stato scoperto durante la simulazione è che esisteva una condizione di lavoro particolare a velocità intermedia e con senso di rotazione antiorario che produceva scarsa lubrificazione, quindi un problema su alcuni cuscinetti specifici. Lo vedete in questo modello, dove appunto vedete che nella zona centrale i cuscinetti vengono abbondantemente lubrificati, alta quantità di olio, mentre i cuscinetti superiori sono sostanzialmente secchi, e quindi questo è un punto critico. Quando si è andati a fare la stessa prova in laboratorio, si è vista esattamente la stessa condizione. Quindi i cuscinetti centrali erano ben lubrificati, il quantitativo d'olio era più che sufficiente, come vedete anche in questa immagine, mentre i cuscinetti superiori, come predetto dal modello, erano secchi. Quello che si è fatto allora è stato andare ad intervenire per modificare il comportamento interno dell'olio e andare a portare l'olio dove serviva. Quindi si è intervenuti sul design e anche sul quantitativo d'olio per risolvere questo problema. Il lavoro di verifica mediante prototipo e di validazione del modello è stato fatto su tutti i 6 casi di lavoro che abbiamo visto inizialmente, quindi a basso, medio e alto numero di giri, sia in condizioni orarie che antiorarie. Qui vedete i 4 cuscinetti, che sono quelli, i 2 superiori e i 2 intermedi. E vedete la qualità di lubrificazione predetta dalla simulazione e poi verificata dal test. Come vedete, quasi sempre il numero e il colore sono gli stessi tra simulazione e test. Questo significa che il modello è in grado di predire, ma soprattutto è in grado di predire le zone critiche, i punti critici, che sono i numeri bassi, l'1 e il 2, con i colori rosso e giallo. Quindi il software è in grado di dire in anticipo: guarda che in questo specifico punto, in questa specifica condizione operativa avrai dei problemi e quindi devi intervenire per risolverlo. E questo può essere fatto ovviamente prima in realtà di andare a costruire il prototipo e ritrovarsi il problema sul pezzo reale. Faccio solo un altro esempio relativo alla lubrificazione mediante getti olio. Qui parliamo di simulazione di una trasmissione raffreddata mediante getti, raffreddata e lubrificata. In questo caso l'applicazione è per motorsport, quindi alte velocità e alte prestazioni, e quindi è fondamentale cercare di ridurre le temperature, ma allo stesso tempo minimizzare i consumi, perché questo vanno poi ad impattare sulle prestazioni complessive della macchina. Quindi si è lavorato sulla forma di questo ugello per distribuire l'olio nella maniera migliore possibile, cercando anche di addirittura produrre un effetto positivo sulla coppia agente sull'ingranaggio e quindi evitare che ci siano delle perdite di potenza. Questo lavoro, che è un modello, questa tipologia di modello, che è un modello di dettaglio con alta risoluzione, perché si va a studiare la singola iniezione per ottimizzarla, può diventare in realtà anche un modello complessivo dell'intera trasmissione, in cui si vanno a fare delle analisi in condizioni dinamiche. Condizioni dinamiche per il motorsport significa brusche frenate, brusche accelerazioni e curve, dove l'olio viene spostato da una parte all'altra della trasmissione, per effetto delle accelerazioni appunto, ma allo stesso tempo la pompa che preleva l'olio deve essere in grado di trovare l'olio, quindi l'olio non deve sparire dalla zona di aspirazione, altrimenti l'olio non circola più nei punti di iniezione. Quindi quello che è stato fatto in questo caso da Juland
è stato simulare il funzionamento della trasmissione con accelerazioni laterali e posizionare la pompa nel punto migliore per essere in grado di lavorare e di garantire sempre la portata minima necessaria per la lubrificazione. In questo grafico vedete una curva orizzontale verde che rappresenta la portata minima desiderata. Questa curva gialla invece è la curva effettiva, simulata dal software in condizioni dinamiche dopo aver posizionato la pompa correttamente. Si vede che in effetti c'è una riduzione di portata associata alle accelerazioni, ma nonostante questo si garantisce sempre un valore minimo superiore alla soglia. Per concludere, molto spesso quello che si fa nell'industria è andare a effettuare la simulazione solo nel momento, solo dopo aver trovato dei problemi al banco o addirittura sul prodotto finito e montato. Ovviamente questo va evitato, soprattutto quando, come in questi anni, diversi player lavorano sullo sviluppo di nuovi concetti, quindi nuove idee di powertrain, nuove idee di raffreddamento, nuove idee di lubrificazione e di integrazione tra il motore e la trasmissione. Quindi in questo caso spostare la simulazione, utilizzare e spostare la simulazione all'inizio del processo di design permette di ridurre i tempi, ridurre le sorprese che si possono avere in fase di prototipazione e di test. E quindi il concetto è utilizzare la simulazione ben prima della prototipazione reale per ridurre quelli che sono i tempi, i costi e anche il rischio di sorprese a livello di prestazioni o di funzionamento della macchina. Vi ringrazio e resto a disposizione se avete domande. Ok, buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo Bortolato e lavoro nel gruppo strutture di Enginesoft a Padova. Oggi vi volevo parlare di un'attività che abbiamo concluso qualche settimana fa, in cui sono stati combinati più software per arrivare a determinare il comportamento a fatica di un utensile per la forgiatura di ruote dentate con la tecnica dell'orbital forming. Aspettate, ok. Quindi il webinar cercherà di toccare i seguenti punti. Inizieremo con una breve introduzione in cui richiameremo i concetti fondamentali della fatica per inquadrare l'ambito fisico e analizzeremo poi il problema con cui si è scontrata l'azienda produttrice di ruote dentate e quindi illustreremo la procedura implementata per la verticalizzazione delle analisi. Quindi si vedranno i risultati dell'analisi in Forge, in ANSYS e in FEMFAT. Per quest'ultimo dedicheremo un'attenzione particolare perché riguarda il focus del problema e di questo intervento. Inizio la presentazione con alcune immagini un po' forti per mostrare a cosa ha portato una valutazione non corretta del fenomeno della fatica. Qui vediamo un incidente ferroviario che si è verificato in Germania nel 97. In questo caso ci fu il deragliamento di un treno ad alta velocità per effetto della rottura della parte esterna di una ruota dovuto alla fatica che portò alla morte di ben 101 persone e al ferimento in modo grave di altre 88. Qui vediamo il famigerato Comet, il primo aereo di linea a getto che entrò in servizio negli anni 50. Fu subito protagonista di una serie di incidenti attribuiti a dei difetti di progettazione. Le indagini condotte sui rottami portarono ad individuare la causa dei disastri nella forma rettangolare dei finestrini, in particolare dei ridotti raggi di raccordo in corrispondenza dei quattro vertici, dove, come sappiamo, la tensione aumenta di circa 3 volte. Questa fu la causa della formazione di cricche che portavano all'indebolimento della struttura fino all'improvvisa rottura della fusoliera. Famoso poi è l'incidente che portò alla morte di Ayrton Senna e in quel caso il piantone dello sterzo era stato modificato e saldato prima della gara di Imola.
dato che il brasiliano non era proprio ad a proprio agio dentro la monoposto. La nuova saldatura non ha retto agli sforzi ed infine ha ceduto, impedendo a Senna di sterzare la curva del tamburello. Finiamo con una carrellata di immagini prese dai settori più disparati, per evidenziare come il fenomeno della fatica può interessare qualunque componente soggetto a carichi ciclici, per cui è doveroso per un progettista prenderlo in considerazione qualunque cosa sia chiamato a disegnare. Wöhler fu il primo ad indagare il fenomeno per cui inspiegabilmente si verificavano rotture di assali ferroviari, come se il metallo resistesse molto meno se caricato ciclicamente rispetto ad una sollecitazione statica. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento e Wöhler intraprese uno studio sistematico per diversi provini che portò a correlare la resistenza di un materiale alle sollecitazioni ciclica cui era sottoposto. Potremmo descrivere il fenomeno della fatica dicendo che è un fenomeno che porta ad un progressivo danneggiamento del materiale, iniziando da microintaglio o discontinuità e procedendo con la propagazione del difetto che porta alla riduzione progressiva della sezione resistente, per cui alla fine si arriva alla rottura per schianto. Quando parlo di microintaglio o discontinuità mi riferisco ad inneschi di cricca dovuti ai bordi di grano, alle inclusioni non metalliche, ai composti interstiziali e alla rugosità superficiale. Terminata la brevissima introduzione sulla fatica, necessaria soltanto ad inquadrare il problema fisico, entriamo nel vivo della presentazione e analizziamo il problema. In seguito allo sviluppo di un processo di orbital forming, per la realizzazione di ruote dentate, si sono evidenziati grossi problemi di rottura, per fatica dei denti dell'utensile formatore. Mediamente ogni 150-200 pezzi prodotti è necessario cambiare l'utensile perché, si rompe un dente e quindi si rischia di danneggiare la ruota dentata in produzione. Ecco allora che si è deciso di implementare una verticalizzazione che coinvolgesse più software, Forge, ANSYS Workbench e FemFat, attraverso procedure scritte in Python. Questo ha permesso di eseguire agevolmente una serie di cicli di analisi che hanno portato ad ottimizzare la geometria dell'utensile, incrementandone la resistenza a fatica. La procedura implementata è partita dalle analisi Forge per simulare il processo di formatura. Quindi, attraverso alcune routine scritte in Python, sono stati trasferiti istante per istante i valori delle pressioni sulle superfici dei denti dell'utensile al modello strutturale solido implementato in ANSYS Workbench. Dai risultati dell'analisi strutturale è stato possibile implementare un'analisi a fatica in FemFat, che ha restituito il danno e quindi il numero di cicli che porta a rottura d'utensile. Da questi risultati è stato possibile ricavare informazioni tali da consentire la modifica della geometria, per cui far ripartire il ciclo di analisi. Alla geometria ottimale si è giunti attraverso quindi un processo iterativo. Ok, iniziamo dai risultati ottenuti da Forge. Il processo, e come dicevo prima, è quello dell'orbital forming per la realizzazione di una ruota dentata. Forge ha simulato l'intero processo salvando i risultati in termini di pressione di contatto, quando lo stato di stress sui quattro denti scelti come tipici sono diversi da zero. Chiaramente la nostra attenzione si è concentrata solo su quattro denti perché abbiamo sfruttato la simmetria ciclica del sistema. In Forge l'utensile è stato fatto abbassare imponendo uno spostamento e si è letta a posteriori la reazione che ne deriva. Nella realtà sull'utensile viene imposta una forza e non uno spostamento. Questa approssimazione, cioè l'imposizione dello spostamento e non della forza, ha reso necessaria È reso necessario analizzare più cicli affaticanti posti a cavallo della spinta sull'utensile,
e ricavando quindi una forchetta entro cui si colloca il risultato del danno e quindi della vita a fatica. Quindi delle 414 condizioni di carico studiate, ne sono state prese in considerazione 387, che sono le più significative e che hanno permesso di definire 5 ipotetici cicli affaticanti, che differiscono tra loro, come dicevo prima, per la spinta massima sull'utensile formatore e per il numero di volte che viene ripetuta l'ultima sequenza di pressioni. Nella realtà l'utensile lavora con un carico massimo imposto di 24,5-25 tonnellate. I cinque cicli affaticanti da noi studiati sono stati nominati test 0, 1 e fino a 4, 2, 3 fino a 4. In test 0 si simula il ciclo completo, dove però viene superato il carico reale massimo sull'utensile arrivando a 32,5 tonnellate. In test 1 e 2 ci si ferma nella simulazione qualche istante prima dell'intera sequenza di carico, in modo da ottenere un valore di spinta che varia tra 25,54 tonnellate a 23,96 tonnellate, che sono valori, come vedete, a cavallo del carico reale massimo sull'utensile. La cosa che cambia tra i test 1 e 3 e tra 2 e 4 sono la ripetizione dell'ultimo ciclo di carico, cioè rispettivamente 20, 10 o 20 volte. Vediamo come è stata implementata l'analisi strutturale in ANSYS per calcolare lo stato di sollecitazione che si genera sull'utensile durante il ciclo produttivo. Chiaramente questo serve per poter eseguire il calcolo a fatica sull'utensile, perché abbiamo bisogno chiaramente dello stato tensionale. Per contenere il numero di elementi della mesh è stato modellato uno spicchio dell'utensile perché questo presenta una simmetria ciclica, come già detto, e la tensione si è concentrata in particolare solo su quattro denti. Qui la mesh è stata infittita, ma soprattutto si sono presi in considerazione solo i carichi provenienti da forge che inducono uno stato tensionale diverso da zero su questi quattro denti. E questo è stato fatto principalmente per contenere l'onere computazionale e non influendo assolutamente sulla bontà dei risultati. Implementare il modello numerico sono stati utilizzati 209.500 elementi circa, elementi quadratici solidi 187, impiegando in totale ben 311.000 nodi. Per la risposta strutturale sono state implementate analisi lineari in piccoli spostamenti e il materiale è stato imposto elastico lineare. E ritorniamo un attimo sulle routine di Python che sono state sviluppate. Queste hanno permesso di trasferire da Forge ad ANSYS con una certa velocità e ripetibilità le pressioni di contatto che si generano all'interfaccia dell'utensile formatore con il materiale da forgiare. La prima routine Python ha tradotto i file ben 415 per essere letti da ANSYS. Come già detto, questi file contengono le pressioni che corrispondono alle 415 posizioni dell'utensile. La seconda routine invece è permesso di importare in ANSYS i file tradotti dalla prima routine e settare le giuste impostazioni perché ANSYS li legga correttamente. In queste immagini vediamo la mappatura a colori della tensione equivalente di von Mises per una delle più significative posizioni di carico, una delle più stressate. È interessante vedere l'evolvere dello stato tensionale durante il processo di formatura. Un attimo che proviamo a far avviare il video.
Ecco, vedete lo stress che aumenta, la deformata che aumenta, e questo è l'intero ciclo di formatura. Chiaramente è limitato a quei quattro denti. Come ho detto all'inizio, il focus del webinar è la fatica, per cui porremo un'attenzione particolare all'analisi implementata in FemFat. Come vedete, FemFat si presenta con un'interfaccia di tipo wizard, per cui guida il progettista passo passo nell'impostazione dei parametri di analisi fino al risultato finale. In basso a sinistra si trovano i moduli che possono essere acquistati e che risolvono il problema della fatica declinato nei diversi ambiti fisici. Dopo aver selezionato il modulo Transmax, si inizia importando il modello FEM utilizzato per le analisi. Dall'analisi implementata in ANSYS Workbench è stato esportato un file CDB. Il FEM usato per il calcolo può chiaramente anche non essere ANSYS, perché FEMFAT accetta in input la maggior parte dei FEM in commercio. Ok, poi si selezionano i nodi su cui eseguire l'analisi e a cui associare le caratteristiche meccaniche e tecnologiche. In Workbench le named selections vengono importate come gruppi, quindi è possibile predisporre già tutto quello che servirà a FemFAT all'interno di ANSYS. Si importano i file RST e si selezionano i load step che rappresentano il ciclo. In particolare, in questo caso, si sono importati da 386 a 503 condizioni di carico a seconda del ciclo produttivo simulato. Si seleziona il materiale dall'ampio database fornito da FemFAT. Qui sono presenti più di 400 materiali già caratterizzati. Oppure lo si può creare usando il tool Material Generator. In questo caso il materiale è stato generato in base ai dati di resistenza forniti dal produttore. È un metallo sintetizzato e per motivi di segretezza non possiamo mostrarne le caratteristiche. Si passa poi ad assegnare le caratteristiche ai gruppi di nodi, cioè il materiale, la rugosità, la temperatura, la microstruttura, il trattamento superficiale, eventualmente se ci fosse la finitura della saldatura, per esempio, ed altre caratteristiche. E si attivano i fattori di influenza da considerare nell'analisi. In questo caso è stata attivata la rugosità, l'influenza della tensione media, e l'applicazione della legge di Neuber e dell'influenza statistica. Al passo successivo, si impostano i parametri dell'analisi e poi si selezionano i risultati che si vogliono ottenere e gli output che si, vogliono esportare. Si finisce lanciando l'analisi guardando chiaramente i risultati ottenuti. Si può chiedere a FemFAT di generare la curva SNR di Wöhler, il diagramma di Haig e il rainflow per il punto più critico o per una selezione di nodi. FemFAT chiaramente può calcolare sia il safety factor che il danno. Ok, arriviamo quindi ai risultati delle analisi condotte. Qui vediamo la mappatura a colori del danno per la condizione faticante test 0, quindi che è la condizione con carico massimo e numeri e l'ultimo ciclo non ripetuto. Il danno massimo è di 5.164 in 10 alla meno 3, che corrisponde a una vita di 194 cicli, che è un dato statisticamente in linea con la prova sperimentale. FemFAT restituisce come output, come dicevo prima, la curva SN, il diagramma di Haig, la storia di carico e il rainflow per il punto con il danno massimo. Interessante è anche osservare il grafico della tensione equivalente, chiaramente dato per il punto maggiormente sollecitato. In questo caso, come vedete, è rappresentato tutto il ciclo calcolato da Forge.
Qui invece passiamo alla condizione di test 1, dove il carico massimo era superiore a 25 tonnellate e l'ultima passata dell'utensile formatore era ripetuta 10 volte. Il danno massimo è 4,56 per 10 meno 3, che corrisponde a una vita di 220 cicli. Chiaramente anche questo è un dato statisticamente in linea con la prova sperimentale. Ecco qui gli stessi diagrammi. In questo caso è interessante osservare l'andamento della tensione equivalente, dove si nota la ripetizione dell'ultimo ciclo, che è stata, se voi contate i picchi, sono 10. Quindi abbiamo ripetuto 10 volte l'ultimo passaggio. Qui vediamo invece la mappatura colori del danno per la condizione faticante test 2, che corrispondeva a un carico sull'utensile leggermente inferiore alle 24 tonnellate. Il danno massimo è di 1,347 in 10 alla meno 3, che corrisponde a una vita di 742 cicli. Questo numero sembra alto, ma bisogna ricordare che si sta lavorando su scala logaritmica e con incertezze sui dati di input. Quindi si può dire che statisticamente il dato è ancora in linea con la prova sperimentale. E anche qui ci sono i soliti diagrammi calcolati e l'andamento della tensione equivalente. In test 2 cambia il punto di massimo, il nodo in cui è stato ri ricavato il danno massimo. E questa volta, come dicevo prima, l'ultima rotazione dell'utensile è ripetuta 10 volte, però dopo il 39° passaggio, quindi leggermente prima di quello che è fatto in test 1. Volevo far notare che in questo caso vi è anche un'inversione del segno, come si vede nel diagramma delle tensioni equivalente. Qui vediamo la mappatura del danno per test 3, che è 8,64 in 10 meno 3, che corrisponde a una vita di 116 cicli. Qua vado veloce. Ecco qua gli ormai noti diagrammi, l'andamento della tensione equivalente. In test 3 l'ultima rotazione dell'utensile è ripetuta 20 volte dopo il 40° passaggio. Quindi ha un carico superiore alle 25 tonnellate per l'utensile. Finiamo con test 4, vediamo la mappatura del danno per questa condizione faticante. Il danno massimo è di 2,4 in 10 meno 3, che corrisponde a una vita di 418 cicli, che lo possiamo ritenere ancora statisticamente in linea. E finiamo con l'ultima carrellata di diagrammi per test 4. Faccio notare nuovamente che dopo la 39° passata dell'utensile il ciclo viene ripetuto 20 volte e lo si vede bene dall'andamento dello stato tensionale. Quello che si può concludere è che le analisi hanno evidenziato come lo stato di tensione che si genera sull'utensile durante la formatura della parte porta alla rottura del dento dopo alcune centinaia di pezzi. Questa ha una buona correlazione con le prove sperimentali, per cui è possibile partire da questi risultati con un nuovo ciclo iterativo di ottimizzazione. Chiaramente per ottenere un nuovo utensile, quindi una nuova geometria, oppure agire sul ciclo produttivo, quindi cambiando il ciclo produttivo, quindi magari l'angolo di formatura o altri parametri. Chiaramente le nostre analisi hanno portato alla realizzazione di un utensile con un'aspettativa di vita decisamente incrementata. Con questo ho concluso il mio intervento, spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete qualche domanda o avete piacere di approfondire qualunque punto, potete inviarmi una mail oppure cercherò di contattarvi il prima possibile. Grazie.
Buongiorno a tutti, il mio nome è Daniele Sacchi e quest'oggi vi parlo di come può essere utilizzato proficuamente il Software Master per l'eliminazione o riduzione del gear whining, cosiddetto in un riduttore per un furgone. Il presente documento o studio è stato ricavato da un case studies fatto dalla casa madre, per cui non si possono, non abbiamo ricevuto autorizzazione a divulgarne l'intero contenuto, ma soltanto dei grafici che danno l'idea della situazione del problema all'inizio e alla conclusione del lavoro presentato. Cosa vedremo quindi? Una breve descrizione del case study, una definizione del modello usato, le prime modifiche che vengono abitualmente fatte su questioni di questo tipo, con analisi dei risultati, ulteriori modifiche, critiche a quanto già fatto e affinamento con raggiungimento dei risultati finali. Quindi, vediamo il problema. Il riduttore era ritenuto troppo rumoroso in quanto installato in un furgone di produzione e questo furgone presentava anche, cioè il riduttore per questo furgone presentava anche un'elevata variabilità in produzione. La soluzione è passata attraverso l'esecuzione di approfonditi ed estesi test, modellazione in massa e sviluppo e applicazione di modifiche progettuali. I cambiamenti significativi della progettazione e l'analisi dei risultati della modellazione sono stati per quantificare i requisiti di produzione, hanno consentito di identificare le dimensioni che sono state trovate critiche per il controllo del rumore. Come risultato, innanzitutto si è ridotto significativamente il rumore ottenuto nei prototipi che erano in esame, ma anche e soprattutto sono stati compresi quali sono stati i cambiamenti necessari da implementare in produzione per mantenere il risultato che è stato raggiunto. In questa diapositiva vediamo la raffigurazione grafica in termini di waterfall o rainfall delle emissioni acustiche, del livello di emissioni acustiche espresso in decibel in funzione della velocità del riduttore. Si può vedere come in corrispondenza delle frequenze medio-basse e delle medio-alte frequenze si registravano dei picchi nei valori dell'emissione sonora. Nel seguito, questa è una puntualizzazione necessaria e doverosa, si riportano risultati che sono stati ottenuti su un caso reale, come quello precedentemente visto. Per non violare però il patto di riservatezza che è stato firmato col committente, si riportano solamente i risultati principali, ricostruendo con una, tra virgolette, falsa traccia, che rimane però in similitudine col caso in esame, l'iter che ha portato all'ottenimento dei risultati che si presentano. Si tratta, come detto, di un riduttore per furgone di commercio, di cui non si ritiene opportuno riportare alcuna immagine, e il riduttore preso in esame non ha alcun legame diretto con quello dello studio. Questo è il modello del riduttore che è stato considerato. Si può distinguere l'albero di ingresso che porta agli ingranaggi del primario, l'albero intermedio che porta agli ingranaggi del secondario e sull'uscita un grosso ingranaggio di riduzione al ponte. Che viene, lo si vede qui sulla destra, la raffigurazione schematica del riduttore, che come dicevo, questo albero simula il comportamento dell'albero del differenziale. Gli alberi sono
sono tutti considerati asimmetrici e sono descritti secondo l'ipotesi del Timoshenko, con una correzione per la resistenza al taglio delle travi corte. I cuscinetti sono ricavati da catalogo, si vede che ci sono l'albero di ingresso su doppio supporto e cuscinetti a sfere, mentre una supportazione mista a sfere e rulli sull'albero intermedio e conici sull'albero d'uscita. E gli ingranaggi sono stati schematizzati in similitudine con quelli del problema. Una breve analisi preliminare delle problematiche presentate dal riduttore, viste le frequenze che sono state messe in gioco, suggerisce di affrontare, per cominciare, nella riduzione delle emissioni acustiche, cominciare lo studio con riferimento alla quinta marcia, che si vede indicata dalla freccia. Quindi, in questa posizione si riportano relativamente all'ingranaggio di quinta marcia e l'ingranaggio d'uscita, in particolare relativamente all'ingranaggio d'uscita, si riporta lo schema dell'accoppiamento dentato con l'indicazione delle correzioni. La correzione delica è abbastanza pronunciata per questa tipologia di ingranaggio, mentre invece inizialmente si era partito con una correzione di evolvente non molto significativa. In particolare c'erano qualche micron di correzione continua testa-piede e una certa inclinazione dell'evolvente partendo dal piede alla testa dell'ingranaggio. È da sottolineare che inizialmente questi studi sono stati impostati, o le correzioni sono state progettate, facendo riferimento a un tipico software che è in grado di effettuare queste analisi, però facendo riferimento alla mesh singola. Quindi sono stati presi i dati di progetto iniziale e sono stati inseriti nel riduttore, questo sostanzialmente, e si è visto che nelle condizioni nominali di carico l'impronta di contatto non è ottimizzata, la si vede riportata qua sulla destra, riferita al pignone, dove si vede che il contatto è spostato sulla destra della fascia dentata e verso il piede dell'ingranaggio. Il valore dell'errore di trasmissione si mantiene però abbastanza buono ed è pari a 2,2 micron, valore picco-picco. I primi risultati ottenuti su questo modello con questi valori delle correzioni danno origine a valori che sono assolutamente eccessivi sia per le velocità che per le accelerazioni. Per concentrarsi sui risultati, almeno in fase iniziale ho riportato i valori di velocità e accelerazione misurati sull'anello del cuscinetto a destra dell'albero secondario e a sinistra dell'albero secondario. Sono riportati sulla sinistra gli andamenti di un waterfall in 3D in falsi colori delle velocità e delle accelerazioni, dove si vede che c'è un picco, o ci sono vari picchi, in corrispondenza dell'order cut relativo alla coppia di ingranaggi sull'uscita e al primo ordine di ingranamento di questa coppia di ingranaggi. Le accelerazioni misurate sono state di circa 300 metri secondi quadri per questo cuscinetto e 76 mm al secondo per le velocità misurate sul cuscinetto, contro 81 e 498, quindi circa 500 metri secondi quadri per velocità e accelerazioni misurate però sul cuscinetto di sinistra, che è posizionato sotto l'ingranaggio di quinta. Il primo acchito è stato quello di andare a seguire una strada, diciamo, tradizionale,
in cui ci si preoccupa fondamentalmente della ottimizzazione della macro e della microgeometria. Quindi si sono impostati vari DOE che hanno permesso, concentrandosi sui valori della pressione di contatto, l'errore di trasmissione picco-picco e le accelerazioni misurate sul cuscinetto, come prima è stato evidenziato, in funzione dei valori della correzione di crowning e del barreling sull'elica e il barreling sulle voltente, hanno permesso di studiare il sistema, ottimizzarlo dal punto di vista delle accelerazioni misurate sulle portate dei cuscinetti. Questo primo approccio ha permesso di individuare tre configurazioni che sono state analizzate singolarmente e tra queste è stata selezionata la sola soluzione che riporto qua di seguito, dove si vede un crowning sempre abbastanza pronunciato, ma analogo a quello dell'ingranaggio iniziale, mentre invece per quanto riguarda l'evolvente, le correzioni in testa e piede e la correzione lineare devolvente è stata notevolmente amplificata. I risultati ottenuti da questo primo studio sono riportati in questa slide. In particolare si vede qui ingrandito, relativamente al cuscinetto evidenziato in questa immagine, l'andamento delle accelerazioni. Questo è veramente l'andamento delle accelerazioni, doveva essere l'andamento delle velocità, che ha portato, misurate inizialmente, che in seguito alla correzione effettuata ha comportato la riduzione delle velocità misurate sul cuscinetto. Si può vedere come questo valore in realtà era un 76 mm al secondo, diventa 20,8 mm al secondo, mentre invece per le accelerazioni si passa da 38 a 84. Questo allora è il dato riportato in questo rainfall. Questo risultato però presenta sempre dei valori che sono stati giudicati eccessivi e quindi si deve necessariamente riferirsi a modifiche progettuali differenti in aggiunta rispetto a quelle della microcorrezione della geometria dell'ingranaggio. Per comprendere meglio l'iter che viene descritto successivamente, ho pensato di inserire un modello semplificato di riduttore cui ho sovrapposto poi un modello sempre semplificato, un modello meccanico massa molla, in cui si può vedere, da cui si può effettivamente evincere come viene affrontata questa tipologia di problematiche da software come Masta, che è quello che è stato utilizzato in questo studio. Per far questo bisogna cominciare a concentrarsi su quelle che sono le vibrazioni generate ed emesse all'interno di, generate e da, quindi emesse, una macchina rotante. Queste vibrazioni hanno generalmente diverse cause e possono avere anche effetti pericolosi o disastrosi. Ma in generale il white noise, che è il tipico fischio di ingranamento, è dato, generato soltanto dall'errore di trasmissione. Quindi, riprendendo questo modello, si vede qua la coppia di alberi. Sto schematizzando una trasmissione come questa. Si vede la coppia d'alberi di ingresso e d'uscita, i cuscinetti e la coppia di ingranaggi. In posizione indicata dal punto rosso,
viene applicato quello che è l'errore di trasmissione. L'errore di trasmissione viene quindi applicato tra le due superfici dei denti in presa e dipende dalla geometria dei denti, geometria sia macro che micro, dalla rigidezza dei denti e dal valore del carico che viene applicato sulla mesh. Le rigidezze che trasferiscono poi i vari carichi devono essere considerate non come singole rigidezze, ma come matrici di rigidezza del componente, così come le masse devono essere considerate come le matrici di massa e dovrebbe esserci anche un damping in aggiunta, ma per semplificare le cose ho ritenuto opportuno limitarmi a questa indicazione. Quindi, il carico che viene generato dall'errore di trasmissione, che alla fine diventa una continua applicazione di accelerazioni e decelerazioni in senso della rotazione degli ingranaggi che sono in accoppiamento, questo carico viene ovviamente ripetuto ad ogni passo perché in questo caso il pignone è uno Z39, quindi ha 39 denti, e durante la rotazione ci sono 39 passi e la configurazione di accoppiamento degli ingranaggi viene ripetuta per ogni singolo passo, fatta eccezione per gli errori di lavorazione, per cui ci possono essere dei fuoricentro che si ripercuotono in errori di passo, singoli cumulati e via dicendo. Quindi, per ogni rotazione dell'albero, indicata con N, ci sono Z, cioè il numero dei denti, passi. Ciò significa che la frequenza di ingranamento principale è proporzionale a Z per N. A questa frequenza principale di ingranamento si aggiungono anche molte altre armoniche di Fourier, che sono causate dalle deformazioni, dalle correzioni della dentatura, dagli errori di produzione del dente e naturalmente anche dal carico applicato. Le irregolarità dell'errore di trasmissione che vengono generate in questa zona vengono trasmesse all'albero attraverso la dinamica intrinseca dell'ingranaggio. Quindi, a seconda della forma e dei materiali dell'ingranaggio, le forze vengono amplificate o meno in funzione della loro frequenza, ovvero del loro spettro. Quindi l'errore di trasmissione genera delle forze che ha un determinato contenuto spettrale. L'ingranaggio, dipendentemente dalle sue configurazioni meccaniche e geometriche, ha una funzione di trasferimento che trasferisce e viene anche caricata dal sistema. Questo è il contenuto spettrale della forza all'albero. L'albero trasmette le forze così ricevute ai cuscinetti a seconda ancora della sua funzione di trasferimento. Funzione di trasferimento che descrive completamente la dinamica del sottocomponente albero. I cuscinetti a loro volta vengono eccitati dall'albero, che trasmette le forze che i cuscinetti stessi devono trasdurre alla carcassa. Ancora una volta, il cuscinetto ha una sua dinamica, quindi una sua funzione di trasferimento, e è in grado di trasmettere le forze ricevute dall'albero alle sedi ricavate nella carcassa. La dinamica del cuscinetto dipende fortemente dal modello di cuscinetto che il progettista sta considerando, se è un cuscinetto a corpi volventi oppure a fil d'olio, dalla posizione del cuscinetto nel sistema, che si ripercuote nella rigidezza interna del cuscinetto, e dalla configurazione del cuscinetto nella geometria scelta per il calcolo, cioè la posizione geometrica proprio dei corpi volventi rispetto alle sedi sull'albero e alla carcassa. La carcassa a questo punto vibra eccitata dal cuscinetto e la sua superficie esterna e anche interna eccita l'aria
generando il suono che viene emesso, il cosiddetto airborne noise. Quindi tutte le forze che vengono originate dagli errori di funzionamento, di ingranamento degli ingranaggi, attraverso tutta la catena vengono trasmesse alla carcassa. La carcassa ha sempre la caratteristica di avere uno spettro di emissione molto ampio, con ampiezze e intensità del campo acustico generato che dipendono dallo spettro di eccitazione della carcassa, dalle condizioni dell'aria attorno, quindi anche dal tempo atmosferico, e da quella che è la situazione tutto attorno al riduttore emittente. Quindi oggetti e pareti che sono posizionati in vicinanza della carcassa disturbano il campo acustico così generato, così che nei casi reali l'emissione acustica in campo libero è sempre irraggiungibile, ma si lavora sempre in condizioni di campo confinato o riverberato. Queste considerazioni hanno portato a prendere in esame alternative ai metodi classici di sviluppo delle problematiche NVH per quanto riguarda le macchine rotanti. Ed in particolare si è cominciato dalla sostituzione dei cuscinetti sull'albero secondario con degli cuscinetti conici che hanno delle caratteristiche che sono estremamente interessanti per il progettista di riduttori. Il fatto di aver inserito questi cuscinetti, che inquadrano molto meglio l'albero d'uscita, ha permesso di ottenere una riduzione delle velocità picco picco misurate sul solito cuscinetto che prenderò a riferimento, verrà preso a riferimento in questo studio, da 76 mm secondi iniziali ai 6,9 mm al secondo attuali. Ritorno un attimo su questi due diagrammi. Questi due diagrammi sono estremamente significativi per quanto riguarda la capacità di emissione del riduttore, ma danno origine ad una criticità che descrivo meglio nel seguito. Per cominciare, chiamo in causa il extra noto diagramma di Campbell, dove si vede in funzione della velocità di riferimento dell'albero d'ingresso e della frequenza che viene eccitata, si vedono riportate gli ordini d'armonica, i primi ordini d'armonica degli ingranaggi del riduttore che stanno in basso, mentre sono riportate anche le armoniche di ordine superiore. Prendendo a riferimento una velocità di 3000 giri, si vede come le armoniche di ordine superiore possono eccitare varie modali di sistema che sono riportate come, in questo caso, tracce orizzontali nel diagramma di Campbell stesso. Quindi, dal diagramma precedentemente visto, si vede come effettivamente ci sia la possibilità da parte del sistema di eccitare delle frequenze medio-alte. Ma dai diagrammi Rainfall precedentemente visti si evince che il modello non era in grado di riportare o di evidenziare alcuna eccitazione in medio-alta frequenza. Se poi si va a vedere il Rainfall riportato inizialmente allo studio, che descrive il problema che si sta cercando di risolvere, si vede che oltre alle componenti in bassa frequenza date dagli ingranamenti della coppa d'uscita, sono presenti anche delle componenti di emissione acustica in alta frequenza. È necessario quindi cambiare e approfondire il modello esaminato e si è trovato molto utile introdurre a questo punto delle opportune schematizzazioni FEM
come quelle che vengono riportate in questa slide, in particolare con riferimento alla coppia dei semiassi in uscita e del differenziale. Questa zona precedentemente era infatti molto, molto rigida. Si vede da questo ingrandimento come la schematizzazione FEM sia stata estesa al corpo dell'albero del differenziale. Internamente si è anche schematizzata la crociera di supporto per gli ingranaggi conici all'interno del differenziale, sono stati inseriti anche gli ingranaggi conici. Inoltre sono anche stati aggiunti i due semiassi. Le stesse analisi fatte precedentemente sono state ripetute in questa condizione e il risultato ottenuto è riportato in questo diagramma Rainfall, riportato qui a lato. Si vedono qui gli ordini d'armonica del primo order cut della coppia d'uscita, eccola qua, e in più emergono un grande numero di eccitazioni o di risposte, perché si tratta sempre della velocità misurata sul cuscinetto, sugli order cut che sono relativi all'ingranamento di quinta che è riportato in questa posizione. I valori che erano stati giudicati alti o elevati per le emissioni in velocità generate dalla coppia d'uscita sono stati surclassati dai valori in emissione generati dalla quinta marcia. Quindi è stato deciso di affrontare uno studio molto più approfondito del sistema, partendo però da condizioni che fossero analoghe a quanto avevamo appena definito prima di introdurre la carcassa FEM. Quindi si può vedere in questa slide quali sono i risultati ottenuti andando ad introdurre nel modello la microgeometria che è stata considerata ottimale per la dentatura, i cuscinetti conici precaricati sul secondario e un adeguato precarico dei cuscinetti sul differenziale. Si deve notare come, passando dalla configurazione pre-FEM alla configurazione pre-FEM come geometria, ma con l'introduzione del FEM, all'introduzione delle microgeometrie e degli opportuni cuscinettamenti, siano calati i valori delle armoniche in emissione sul primo order cut degli ingranaggi d'uscita, mentre invece siano rimasti intonsi i valori dei picchi di emissione emessi dalle armoniche di quinta marcia, che generano tra l'altro tutta questa pletora di emissioni anche nella parte degli ordini eccitata dagli ordini di armonica più elevati. Per poter superare questo impasse, è necessario quindi capire come mai la quinta è così problematica. Questo fatto, cioè questo problema, può essere affrontato soltanto andando a vedere come risponde il sistema alle eccitazioni di quinta. Quindi, si è passati allo studio delle varie risposte armoniche, di cui riporto un'evidenza in questa immagine dove si vede come per l'ordine d'armonica che comporta questi picchi in emissione in corrispondenza di questo order cut, si hanno delle eccessive deformazioni sul primario, sul secondario, che sono generate dalle insufficienti geometrie e masse eccessive. Inoltre, una cosa che si nota più difficilmente è il fatto che l'ingranaggio di quinta viene eccitato in opposizione rispetto alla deformazione dell'albero secondario su cui poggia. Tutti questi elementi hanno permesso di, in primo luogo,
rivedere i valori dei precarichi sui cuscinetti lanciando un DOE che ha permesso di risolvere simultaneamente le condizioni di precarico, considerando la durata vita dei cuscinetti, all'interno della trasmissione meccanica. Quindi, definiti i precarichi in questo modo, si è passato alla modifica, secondo i parametri precedentemente indicati, delle geometrie degli alberi, la modifica dei cuscinetti sugli alberi d'ingresso e sul contralbero, le modifiche sulle microgeometrie degli ingranaggi e sui corti degli ingranaggi. Questo ha permesso, dall'analisi, guardando questi due reinfor che sono riportati sulla destra, di ridurre notevolmente le emissioni, facendo scomparire praticamente gli effetti della quinta marcia, spostando i picchi della quinta marcia molto in alto e al di fuori del regime utilizzabile, mentre si mantiene un valore di eccitazione o di emissione in velocità che risulta accettabile perché è inferiore ai 10 metri al secondo, 10 millimetri al secondo, perdono. Le modifiche, tanto per riassumere, che sono state portate al modello per un'adeguata progettazione in termini NVH, sono riassunte nelle slide seguenti. Qui in sezione è riportato il disegno del progetto originale del prototipo prodotto, o in similitudine del prototipo prodotto, e sulla destra invece verranno riportate sempre le stesse condizioni o le geometrie del riduttore finito. Quindi sono stati modificati i cuscinetti, si parte da questo cuscinettamento a questo cuscinettamento. Sono stati modificati gli alberi, in particolare si può vedere che è stato incrementato il diametro interno, è stato aggiunto un foro assiale, accorciato il codolo sia sulla destra dell'albero e migliorate le geometrie e le proporzioni dei due alberi. Sono state ridotte le masse poste in estremità degli alberi, anche il sincronizzatore ha ricevuto profonde modifiche, così come il corpo dell'ingranaggio di quinta che non oscilla più in controfase. È stato introdotto un modello completamente differente, in particolare FEM, della parte d'uscita e del differenziale, in maniera tale da migliorare la descrizione della dinamica. Sono stati modificati i corpi di tutti gli ingranaggi sul secondario per migliorare l'appoggio e ridurne le masse e sono state modificate le geometrie di tutti, le microgeometrie di tutti gli ingranaggi. In conclusione, la sola modifica delle dentature non è generalmente sufficiente a risolvere problemi NVH come questi, per quanto si è evidenziato durante tutto questo lavoro. Un approccio sistemico, cioè che dall'osservazione del solo ingranaggio, della sola microcorrezione dell'ingranaggio, passa all'analisi di tutti i componenti del sistema, risulta molto più adatto alla soluzione di queste problematiche. Si aggiunge che la sola analisi delle modali non è generalmente esaustiva dell'inquadramento del problema. È invece necessario un approccio legato alle risposte armoniche del sistema completo alle eccitanti significative. Questo significa anche che il progetto del cambio completo dovrebbe essere condotto tenendo ben presente che uno degli obiettivi principali è il noise vibration harshness. Il cambio quindi deve essere progettato con un approccio diverso dall'avere soltanto la resistenza la sua resistenza in mente. Da quanto abbiamo visto finora, segue che la dinamica e l'NVH devono essere considerati sin dall'inizio della progettazione di ogni riduttore meccanico. A lato, in questa slide, si riportano i risultati e i dati di partenza di questo lavoro. In particolare, nella parte superiore si vedono i dati di partenza e i risultati per il case study, che
mentre nella parte inferiore si riportano analoghi rainfall per lo studio effettuato, dove si vede che ci sono state replicate le emissioni in medio e medio-alta frequenza, e in particolare questa e questa frequenza coincidono, e i risultati ottenuti in seguito all'ottimizzazione. Nella parte inferiore sono riportati anche i classici andamenti dell'errore picco picco al variare della coppia per, ad esempio, l'ingranaggio di uscita. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. Buongiorno a tutti, io sono Gianmarco Colorio, mi occupo di analisi multibody, quindi di dinamica, all'interno dell'ufficio di Padova di Engine Soft. E quello che vedremo oggi sarà una presentazione volta a mostrare i risultati di un modello che è stato costruito appunto utilizzando Ansys Motion. E di una grua a piedistallo per lo spostamento per il caricamento, diciamo, per le operazioni di carico di container sulle navi mercantili. Appunto, innanzitutto due parole su multibody. Che cosa significa analisi multibody? Le analisi multibody sono delle analisi che studiano la dinamica appunto dei sistemi, come dice la parola stessa, quindi tutti i sistemi che hanno parti in movimento possono essere studiate attraverso il multibody ed è normalmente la via più veloce ed efficace per studiare questo tipo di sistemi, proprio perché il multibody nasce proprio per descrivere sistemi in cui c'è movimento relativo tra le parti. E, le applicazioni del multibody spaziano da meccanismi piccolissimi come possono essere interruttori domestici a macchine enormi, come quella che magari vedremo oggi, dove l'altezza è di decine di metri, insomma. E questo sia macchine piccole, però, che macchine molto grandi hanno in comune normalmente molti, molti fenomeni, come possono essere i fenomeni di contatti, come possono essere l'influenza dei corpi flessibili nei movimenti tra le parti. Nonostante la scala sia diversa, i problemi molte volte sono simili. Che cosa consente di fare un'analisi multibody per il progettista? Consente di studiare in maniera efficace l'evoluzione temporale del nostro meccanismo. Quindi, quello che normalmente viene simulato magari attraverso dei transitori, attraverso delle analisi ferme tradizionali, con i multibody sono delle analisi normali. Tutte le analisi, diciamo, fatte attraverso l'approccio multibody sono analisi volte a studiare l'evoluzione temporale del sistema. Quindi metteremo sempre forze, ad esempio, le leggi di moto, tutte descritte in funzione del tempo. E la dinamica può avere la realizzazione di un modello multibody può essere, diciamo, realizzata con vari livelli di complessità, sempre in base al tempo che ha l'analista a disposizione e qual è il risultato che si vuole ottenere. Ok, perché utilizzare il multimodi? Beh, come l'ho già detto prima, perché l'approccio diciamo, più efficace e più robusto per andare a studiare parti che si muovono tra di loro. E, cosa è sufficiente? Cosa dà la possibilità di fare al progettista? Consente di vedere, ad esempio nel caso di una gru come questa, consente di vedere già in fase di progetto quali saranno l'impatto delle leggi di moto che vengono applicate, ad esempio, al rotore della gru, sugli output strutturali, quindi sulla resistenza stessa della struttura. Quindi possiamo, già in fase di progetto, andare a vedere quali saranno, le parti più sollecitate dovute proprio ad azioni dinamiche che vengono attuate sulla struttura. Quindi, ad esempio, la rotazione, del rotore che poi vedremo. Altra cosa possibile da fare con l'approccio multibody è quello di studiare sempre nel tempo anche l'effetto del sistema di controllo sui nostri sistemi meccanici. Infatti, con l'analisi multibody è possibile anche studiare il comportamento del controllo, in quanto non è molto difficile fare delle analisi che sono accoppiate tra, ad esempio, MATLAB Simulink
e il nostro piattaforma multibody, che in questo caso è Assist Motion. Ok, Assist Motion, perché utilizzare Assist Motion? Beh, perché intanto consente di considerare la flessibilità delle parti e poi si consente di farlo sia a livello, diciamo, consente di farlo anche a diversi livelli di difficoltà, dall'approccio della sovrapposizione modale all'approccio, diciamo, che viene chiamato in Assist Motion FE, Nodal, con tutti i gradi di libertà modali, proprio come se facessimo una piccola analisi FEM all'interno del nostro modello flessibile. Consente anche di modellizzare diciamo, l'interfaccia tra le parti, sia diciamo, modellizzando l'accoppiamento attraverso contatti, sia attraverso punti. E quindi è proprio nato per diciamo, schematizzare il movimento relativo tra le parti. È possibile poi andare a leggere negli output anche tutte le forze che si scambiano le varie parti, quindi ad esempio nel caso in cui volessimo dimensionare rade, uscinettamenti, fumi, pulegge, possiamo vedere tutte le forze che si scambiano le varie parti del sistema. E appunto, come dicevo prima, è possibile anche studiare appunto il sistema di controllo associato a questa macchina in movimento. Assist Motion consente di importare tutti i formati di CAD normalmente disponibili e da un po' di tempo a questa parte è integrato in maniera forte con Assist Workbench, quindi all'interno della piattaforma di Assist Workbench. Ma veniamo diciamo al modello che abbiamo costruito oggi. Diciamo in due parole, Assist Motion ha una varietà di utilizzi enorme, nel senso che può essere applicato a moltissime industrie diverse, come può essere quella dell'agricoltura, la difesa, l'automotive, gli equipaggiamenti industriali, in ambito aerospace, le applicazioni sono veramente molte. Okay. Vediamo subito invece l'esempio di oggi. Appunto, quello che vi dicevo era che con Assist Motion è possibile in fase di progetto andare a verificare quali saranno gli effetti delle forze, diciamo, della movimentazione delle nostre parti sui carichi dinamici strutturali. Come potete vedere, se io facessi un'analisi statica, magari di questa gru, potrei vedere che la parte più sollecitata è la parte sottostante dove viene, diciamo, attaccato il carico. Però non è sempre così, nel senso che, ad esempio, nella fase di movimento, quando la gru ruota magari di un certo angolo, la parte più sollecitata non sarà più la parte identificata dall'analisi statica, ma come potete vedere è la torre verticale, in quanto durante la rotazione del braccio abbiamo che essa viene sollecitata sostanzialmente a torsione, e dunque con un'analisi dinamica possiamo identificare tutte quelle aree problematiche della struttura che con un'analisi statica faremo fatica ad identificare. Quello che ho fatto oggi, appunto, è volevo appunto mostrarvi questo esempio di gru a piedistallo fatta con Assist Motion. Come potete vedere, abbiamo appunto i formati portatili, sono tantissimi all'interno di Assist Motion, e una volta che vengono importate le parti rigide, è possibile anche importare le mesh. Infatti, in questo modello, sia tutti i cavi che la parte proprio, diciamo, il braccio della gru sono corpi flessibili. In particolare sono entrambi corpi modellizzati con elementi BIM. E cosa c'è all'interno del nostro modello? Oltre appunto a questi corpi flessibili modellizzati in BIM, ci sono tutti i giunti che connettono le varie parti. Sono state introdotte anche delle leggi di moto che servono appunto a realizzare il movimento. E appunto andremo a vedere poi qual è, diciamo, l'evoluzione temporale dei carichi sulla nostra delle output strutturali sul nostro braccio. E la mesh è stata realizzata all'interno di Assist Workbench, quindi anche per realizzare i corpi flessibili all'interno di Assist Motion, se uno utilizzatore già della piattaforma Assist, non è necessario avere, diciamo, delle conoscenze diverse, ma
la realizzazione di una mesh è esattamente in comune tra i due software. E in questo caso, ad esempio, cosa che non ho citato prima, il modello è stato realizzato con l'interfaccia standalone di AssistMotion. Se dovessi rifarlo oggi, lo rifarei con l'interfaccia invece connessa tra Assist Workbench e Assist Motion. Infatti, le interfacce sono due, una standalone oppure quella annegata dentro Assist Workbench. Quando avevo realizzato questo modello, ho utilizzato ancora l'interfaccia standalone, in ogni caso, meshando all'interno di Assist Workbench. Il tempo di calcolo, come potete vedere, è diciamo abbastanza ragionevole. Abbiamo simulato circa 60 secondi di movimentazione in un'ora e mezza e il computer che abbiamo utilizzato è un computer, diciamo, che è facile trovare, non è un computer, una super macchina da calcolo, è un computer seppur buono, non è un computer, un super computer da calcolo, sono un computer con processore a 6 core, a 3,59 GHz con 64 GB di RAM, quindi risorse normalmente disponibili ovunque. E appunto l'importazione della mesh viene fatta attraverso il file.init. Quindi viene scritto il file di input all'interno di Ansys Workbench, questo file contiene la mesh, questo file.init viene importato in AssistMotion. Come potete vedere, appunto, quello che vediamo qui è un plot degli stress tipo Mises lungo tutto il braccio, quindi sarà possibile andare a verificare quali saranno le parti più sollecitate proprio a fronte del movimento. Cosa molto importante, anche sarà possibile verificare qual è il tempo necessario a ristabilizzarsi della struttura una volta che viene eseguita la movimentazione. E queste sono diverse angolazioni dell'animazione. Come potete vedere, appunto, il nostro container, una volta che la gru ruota, sembra che sia di 30 gradi, appunto abbiamo un certo tempo che servirà poi al nostro container per stabilizzarsi. Ecco, a livello strutturale noi vediamo proprio le sigma di von Mises, ad esempio, che oscillano durante la movimentazione, dandoci la possibilità di identificare quali sono magari le giunzioni più problematiche. Ovviamente questo modello è BIM e dunque non è possibile vedere lo stress di dettaglio nei dettagli strutturali, ma sicuramente ci darà un'indicazione su quali saranno le giunzioni più sollecitate poi nella realtà. E questo fatto attraverso un modello BIM, quindi con un numero di gradi di libertà abbastanza contenuto, però ci consente appunto di efficacemente di trovare subito quali sono le parti più problematiche. Appunto, ho studiato due diverse velocità di movimentazione, una velocità di movimentazione che consente di compiere la rotazione in 16 secondi e una seconda, quella blu, che consente di fare la rotazione in 32 secondi. E come potete vedere, questo dal punto di vista della coppia del motore ha il suo impatto, nel senso che la legge di moto diciamo, fa compiere la movimentazione in 16 secondi è sicuramente più dispendioso dal punto di vista della coppia. E si potrebbe pensare che questo, diciamo, visto che il tempo di movimentazione è dimezzato, anche la coppia necessaria a movimentare la gru, sia movimentare il braccio, sia raddoppiato. Invece non è così. Come potete vedere, nonostante io abbia letteralmente scalato a livello temporale la mia legge di moto, mantenendola simile ma appunto scalando la parte centrale, quindi utilizzando leggi simili, abbiamo che il carico è svariate volte più alto. E come potete vedere ci sono diverse oscillazioni che si vanno ad accoppiare durante la rotazione, diciamo, del rotore. Queste oscillazioni sono da una parte derivate dal fatto che il carico
appeso, diciamo, alla parte terminale del braccio, sia dalle vibrazioni strutturali della struttura, vibrazioni strutturali del braccio stesso, in quanto essendo flessibile vado a catturare anche tutti i fenomeni transitori dovuti all'oscillazione del braccio, sia dovuti all'inizio del movimento, cioè che si manifestano all'inizio della movimentazione, durante e anche alla fine della movimentazione, quando il pelto si trova nella posizione terminale. Altra cosa che si può verificare, come potete benissimo immaginare, sono anche tutte le forze che si scambiano alle varie giunzioni. Quindi con un modello 20 body, che sommato abbastanza semplice, e una mesh ad elementi beam del braccio, è possibile andare ad identificare e a sgrossare il problema in maniera molto efficace. Possiamo già vedere con un modello abbastanza semplice, tenete conto che questo è un modello che più o meno ci vuole, più o meno per il tempo di costruzione ci vuole circa una giornata, però ci consente, diciamo, di avere già molti dati, diciamo, sulla nostra applicazione. E questo invece è la coppia, quindi, diciamo, ho immaginato di dover andare a dimensionare questo accoppiamento tra questo giunto tra la torretta e il braccio, e sono andato a verificare sia quali fossero le forze che agivano sul perno, sia quali fossero coppie che agivano sul perno stesso, e quindi questo potrebbe essere, ad esempio, un dato da dare all'ufficio tecnico per andare a dimensionare proprio l'accoppiamento tra braccio e torretta, anche da un punto di vista della fatica, in quanto, come potete vedere, il carico è oscillante. Dunque, se sapessi, diciamo, quali sono, diciamo, carichi, non, la, cioè, se sapessi qual è, diciamo, la legge di moto che viene normalmente utilizzata in questa gru, avendo anche la flessibilità del braccio e quindi consentendo al progettista anche di vedere quali sono le oscillazioni durante un unico ciclo, potrei anche andare a fare delle valutazioni dal punto di vista della fatica. Cosa che vi dicevo prima, a questo modello sarebbe perfetto per poi proseguire ed utilizzare l'integrazione con MATLAB, e quindi potrei, ad esempio, scegliere come variabile di ingresso per il mio modello, variabile di uscita nel mio modello multibody, ad esempio l'angolo, e entrare con la coppia calcolata rispetto all'errore d'angolo all'interno del mio controllo MATLAB Simulink. In questa maniera potrei sostanzialmente crea avrei creato con il mio modello multibody un banco prova per il mio sistema di controllo. E se il sistema di controllo poi venisse modificato in maniera molto approfondita, potrei anche andare proprio a fare la taratura utilizzando il modello multibody, se questo fosse fatto, diciamo, in maniera abbastanza accurata. Questo è normalmente lo schema che viene utilizzato per collegare MATLAB Simulink ad Ansys Motion, quindi sostanzialmente si scelgono quali sono le variabili di input, quali sono le variabili di output. Si importa all'interno di MATLAB Simulink un blocchetto che diventa di fatto il mio modello multibody, e poi si lancia attraverso Ansys Motion. Il lancio della simulazione, quindi, può essere fatto in realtà in maniera duale, può essere fatto sia attraverso l'interfaccia MATLAB Simulink, sia attraverso l'interfaccia di Ansys Motion. Quindi, ad esempio, se ci fosse un'azienda in cui i due reparti sono staccati, chi si occupa del multibody potrebbe creare questo banco prova, questo modello multibody, e spedirlo all'ufficio che si occupa dei controlli. L'ufficio che si occupa dei controlli, nonostante, cioè, pur magari non avendo conoscenze specifiche nel multibody, avrebbe una black box che rappresenta il comportamento dinamico del mio sistema. E quindi potrebbe essere una simulazione lanciata sia da chi si occupa dell'applicazione multibody, sia di chi si occupa, appunto, di MATLAB Simulink, o comunque del controllo.
Questo era quanto, diciamo, volevo farvi vedere oggi. Se ci sono delle domande, io sono a disposizione. Ok, io non vedo domande in chat e quindi intanto passo la parola a Davide Marini. Grazie, arrivederci. Ah no, aspetta, aspetta che ne è arrivata una. E te la Sì. giro nel pannello domande. E mi chiedono Ok, vantaggi benissimo. ANSYS, esatto, vantaggi ANSYS versus Recordine. Ok, allora i vantaggi di ANSYS versus, cioè i vantaggi di ANSYS, sì, eccolo qua. Allora, diciamo, le due tecnologie, come avete sicuramente capito, sono due tecnologie che entrambe volgono alla realizzazione di modelli multibody. Diciamo che se dovessi diciamo, raggruppare quali sono i vantaggi dell'utilizzo di ANSYS Motion rispetto a Recordine, mi verrebbe in mente sicuramente il fatto dell'integrazione con ANSYS Motion con ANSYS Workbench, e quindi il fatto che la platea di utilizzatori che già hanno delle nozioni sull'interfaccia di ANSYS Workbench è più grande. Ci sono delle aree in cui è meglio uno e delle aree in cui è meglio l'altro, però diciamo che su due piedi non è facile diciamo andarli a confrontare. E, come vi dicevo, appunto, le macro differenze sono sicuramente che ANSYS Motion è integrato all'interno di ANSYS Workbench, e altre differenze sono differenze più piccole che andrebbero, diciamo, che andrebbero indagate in maniera più specifica, e possiamo sentirci anche a valle di questo intervento per indagarle più a fondo, insomma. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Io sono appunto Davide Marini e sono un collega di Gianmarco Colorio che appunto ha presentato poco fa e con questa mia presentazione andiamo a proseguire ancora una volta in quello che è il tema della dinamica che è stato introdotto nella precedente presentazione. E lo faremo parlando in questo caso però di un esempio diverso, un esempio che riguardi un vero e proprio vincolo industriale ed in particolare un carrello elevatore. Quindi vedremo un esempio di che cosa può essere fatto in quest'ambito, che vuole però essere semplicemente un esempio di che cosa più in generale può essere fatto nella simulazione dinamica dei veicoli industriali, appunto. E in particolare, quindi, il focus, come già detto anche nella presentazione precedente, è la valutazione di quelli che sono gli effetti dinamici sul comportamento del nostro veicolo, in questo caso, ma più in generale sul comportamento del nostro meccanismo, in termini di carichi interni, sollecitazione delle diverse componenti, accelerazioni delle componenti stesse e quant'altro possa essere influenzato da un comportamento che non è più solamente statico, ma che è appunto un comportamento dinamico del nostro sistema. Dunque, per quanto riguarda diciamo, l'agenda di questo intervento, andremo innanzitutto a dare una descrizione di quello che è il problema che è stato analizzato, ma non solo il problema dal punto di vista dinamico e multibody, ma più in generale quello che è il problema che molto spesso ci si trova ad affrontare tutti i giorni in azienda. Passeremo poi a parlare proprio della modellazione, quindi a livello multibody, che cosa è stato modellato per questo esempio e come questi diversi elementi possono andare a fornirci poi risultati in diversi punti del nostro modello. Vedremo quindi quelle che sono state le manovre simulate con questo veicolo e successivamente ovviamente parleremo anche dei risultati che si possono ottenere.
finiremo poi ancora anche in questo intervento con lo spazio per eventuali domande da parte dei presenti. Per quanto riguarda dunque la descrizione del problema, come dicevo, tipicamente negli uffici che si occupano di progettazione di questo tipo di veicoli vengono tipicamente a riscontrarsi due necessità e due anche, diciamo, due strade che sono seguite. Da un lato, dal primo punto di vista, ci sono la presenza di criteri di progettazione standard, che magari sono criteri di progettazione che storicamente sono stati utilizzati nell'azienda. Questi criteri solitamente si basano magari su carichi che possono essere approssimati perché vengono trasposti da veicoli che precedentemente erano stati sviluppati. Si passa poi ad alcune ovviamente assunzioni che vanno sempre fatte e a volte ci si basa anche su vecchi test sperimentali che sono magari a disposizione. Tuttavia, molto spesso la dinamica del veicolo stesso non viene tenuta in considerazione o comunque, anche quando venga tenuta in considerazione, lo si fa spesso in maniera semplificata, semplicemente andando magari a considerare dei coefficienti di amplificazione per i nostri carichi, senza però magari avere effettivamente un riscontro di dove e quando sono stati ottenuti questi coefficienti di amplificazione. Per contro, poi, al termine della progettazione, ci si scontra quasi sempre con dei test di omologazione che sono richiesti dalle normative e questi possono essere di varia natura, di vario tipo, dipende anche dal tipo di veicolo che si sta progettando. In generale possono esserci, ad esempio, test di superamento degli ostacoli, un test di sterzata, piuttosto che i test di sollevamento, test di sollevamento del carico a varie inclinazioni, quindi magari su superfici inclinate che con angoli più o meno ampi. Quello che succede nel momento in cui tipicamente si combinano questi due aspetti è che i test di validazione del nostro veicolo possono fallire, quindi si può non superare il test di omologazione del veicolo. Questo perché magari si va incontro a delle rotture di singoli componenti, si ottengono dei ribaltamenti prematuri del nostro veicolo che non erano stati previsti, o anche in condizioni, diciamo, meno gravi si possono ottenere delle magari eccessive vibrazioni di alcune parti del nostro veicolo che tuttavia sono assolutamente indesiderate e che non erano state previste. Da questo punto di vista va inoltre ricordato che il non superamento del test di omologazione può essere un aspetto, ma per contro c'è sempre anche la possibilità che, qualora la dinamica non venga considerata correttamente durante la fase di progettazione, si vada poi incontro a dei problemi successivamente alla fase di omologazione, quindi proprio durante la vita del nostro prodotto, quando questo viene usato dai clienti, da vari utilizzatori o anche da altre persone, mettendo dunque anche magari in pericolo non solo l'utente che sta guidando il veicolo stesso, ma anche le persone che vi stanno attorno in alcuni casi. Volendoci anche comunque concentrare solamente su quella che è la parte di, diciamo, test di omologazione, qualora si vada ad avere un non superamento di queste prove, già si va incontro a delle gravi problematiche, perché nel momento in cui non si supera un test di questo tipo, ovviamente il nostro veicolo deve essere riprogettato. E tuttavia già qui ci si devono porre alcune domande, ovvero che cosa vado a modificare del mio veicolo e come lo modifico.
Successivamente, quando anche vado ad individuare quali di questi elementi posso modificare e come dunque procedere, devo poi però andare a ripetere il test di omologazione e questo chiaramente porta con sé dei costi perché devo costruire un altro prototipo, devo rifare una campagna di testing. Non da ultimo, anche queste modifiche possono fallire nuovamente e quindi entro in un circolo nel quale devo continuamente ritornare a riprogettare il mio veicolo, apportando di volta in volta modifiche incrementali fino a sperare di raggiungere l'obiettivo finale, ovvero quello di superare il mio test. Come potete immaginare, questo porta con sé delle enormi spese in termini temporali, ma anche proprio in termini di spese economiche, perché ogni volta che faccio questo loop iterativo di modifiche e di nuovo testing, vado ad avere sicuramente delle grosse spese anche dal punto di vista economico. Da questo nasce quindi la necessità di un approccio alternativo che consenta di minimizzare o addirittura di eliminare queste iterazioni di redesign che altrimenti si rischia di dover affrontare. Ed in questo senso la simulazione dinamica può sicuramente aiutare perché è possibile fin da subito andare a realizzare un prototipo virtuale del proprio veicolo e quindi andare ad effettuare i testing non sul prototipo reale, ma innanzitutto sul prototipo virtuale per vedere come questo si comporta. E vediamo dunque come questo prototipo virtuale può essere costruito attraverso l'utilizzo di modelli multibody e quali possono essere alcuni degli elementi che noi possiamo andare ad introdurre. In questo caso, trattandosi di appunto un carrello elevatore, ne vedete qui rappresentati gli elementi principali e sono questi anche gli elementi nei quali ci si è concentrati per questa presentazione. In questa presentazione è stato costruito un modello semplificato, diciamo, di quelli che sono dei modelli poi reali che vengono attualmente utilizzati da nostri clienti che utilizzano questa tecnologia. È stato semplificato il modello sia per motivi di riservatezza, ma anche perché altrimenti avremmo potuto parlare, veramente per molto tempo di tutto quello che può essere fatto con la tecnologia, multibody. Quindi qui vogliamo dare solo degli accenni di quanto si può fare, sappiate però che ci sono veramente molti altri elementi che possono essere introdotti e che possono essere rappresentati per arricchire ancora di più il modello ed arricchire la qualità anche dei risultati che poi si ottengono. Nel caso specifico, il modello multibody è stato un modello limitato a corpi rigidi, ma chiaramente si potrebbe andare assolutamente ad introdurre anche la flessibilità per alcune componenti qualora ve ne sia la necessità. Un'area che ad esempio potrebbe beneficiare dell'introduzione di corpi flessibili sarebbe quella degli sfili, ad esempio, che tipicamente presentano le maggiori flessibilità all'interno del sistema. Tutti i corpi in questo caso sono stati collegati tra di loro attraverso joint e bushing, tranne il carico che è stato collegato attraverso contatti per dargli la possibilità di eventualmente staccarsi e quindi rappresentare dei trasferimenti di carico derivanti poi dall'impatto del carico che ricade poi sulle forche del nostro veicolo. Sono state applicate diverse leggi di moto, in particolare ovviamente quelle che controllano le ruote, ma anche quelle che controllano i cilindri di attuazione per sollevare piuttosto che inclinare gli sfili. Infine, il modello presenta anche la modellazione degli pneumatici che non verranno presentati in questa presentazione perché altrimenti avrei dovuto fare un'intera presentazione solo su questo tema. E non da ultimo, ovviamente, la superficie che, come vedremo poi negli esempi riportati,
la superficie del manto stradale può avere forme diverse, quindi anche per includere degli eventuali ostacoli, e può anche eventualmente presentare delle inclinazioni diverse per rappresentare delle rampe, ad esempio. Guardando un po' più nel dettaglio di quelli che sono stati, diciamo, gli elementi principali di questo modello, nella zona degli sfili, ad esempio, una cosa che è stata inserita è la rappresentazione delle catene che collegano tra di loro gli sfili interno ed esterno. Questa rappresentazione è stata inserita attraverso delle forze non lineari che quindi rappresentano il componente delle catene che possono reagire solo a tensione, evidentemente, e non a compressione, e questo tipo di comportamento ci aiuta poi nel rappresentare correttamente anche quella che è la posizione verticale delle nostre forche. Inoltre, attraverso l'inserimento di queste forze, otteniamo automaticamente anche il movimento telescopico degli sfili, ovvero nel momento in cui i cilindri di sollevamento alzano il primo sfilo, le forze applicate dalle catene automaticamente vanno a sollevare anche le forche, e dunque ottengo quindi appunto il comportamento telescopico del mio sistema. Per quanto riguarda i cilindri di sollevamento, invece, essi sono collegati alla struttura attraverso dei bushings. Questo mi consente di calcolare in maniera corretta le reazioni sul lato destro e sinistro del veicolo, e quindi considerare in maniera corretta eventuali situazioni in cui appunto il veicolo si trovi inclinato, oppure situazioni nelle quali a causa dell'accelerazione vi sia un trasferimento di carico tra i diversi lati del veicolo. Lo stesso tipo di vincolo è stato usato anche per i cilindri del brandeggio, anche in questo caso per ottenere una distribuzione corretta delle forze tra il lato destro ed il lato sinistro. Passando invece agli elementi che reggono la sterzatura, in questo caso è stata rappresentata un meccanismo di sterzo semplificato che rappresenta una sterzatura cinematica del nostro veicolo, e quindi sostanzialmente sono state calcolate in maniera indipendente gli angoli di sterzata per le ruote posteriori, trattandosi in questo caso di un carrello a sterzatura sull'asse posteriore. Abbiamo dunque che vengono calcolate in automatico gli angoli di sterzata che le ruote presentano. Le ruote destra e sinistra in funzione di un angolo di sterzo desiderato. In secondo luogo, viene anche calcolata la velocità da assegnare alle ruote dell'assale anteriore proprio per garantire una sterzatura corretta del mio veicolo. Passiamo infine alle manovre che sono state simulate. In questo caso abbiamo considerato solo due manovre. La prima è la manovra per andare ad individuare il limite di ribaltamento del nostro veicolo, e dunque in questo caso abbiamo che il veicolo procede con una certa velocità e quindi inizia una manovra di sterzata. Nel secondo caso invece abbiamo considerato il superamento di un ostacolo, per cui il veicolo che procede a velocità costante, sostenendo ovviamente un carico, incontra ad un certo punto un ostacolo e si va a vedere e a misurare come il veicolo si comporta dal punto di vista dinamico nel momento in cui supera questo ostacolo, appunto. Ma passiamo adesso a parlare di quelli che sono i risultati che si possono ottenere con questo tipo di simulazione. Per quanto riguarda le simulazioni del ribaltamento, il primo risultato anche che si può andare a vedere è ovviamente quello dell'animazione, ovvero come il nostro veicolo si comporta nel momento in cui viene soggetto ad una certa sterzata e
ovviamente anche ad una certa velocità e ad un certo carico e ad una certa posizione di sollevamento del carico. Quindi quello che si può fare una volta che il modello è stato costruito, si può andare a lanciare anche in maniera completamente automatica più manovre, quindi più simulazioni che vadano a rappresentare delle manovre più o meno severe. Quindi in questo caso, ad esempio, a sinistra vedete una manovra, diciamo, che non è critica, in quanto il nostro carrello riesce a completare questa manovra con successo, mentre a destra vedete invece una manovra assolutamente critica, nella quale dunque vado ad ottenere il ribaltamento del mio veicolo. Come dicevo, questa individuazione della manovra critica può essere fatta in automatico una volta che io ho costruito il mio modello, perché mi è sufficiente inserire alcuni parametri che controllino la sterzatura del mio veicolo, piuttosto che la velocità, piuttosto che il sollevamento del mio carico, oppure il carico stesso, e posso poi lanciare automaticamente più simulazioni che vadano via via ad incrementare la severità della manovra fino ad individuare una manovra critica. Questo quindi può consentire di andare ad individuare, ad esempio, una sorta di spazio di lavoro del nostro veicolo, ovvero una serie di performance limiti oltre le quali, nel momento in cui vengono superate, si avrà il ribaltamento del veicolo. Per contro, lo posso utilizzare anche in maniera diversa, perché posso andare ad utilizzare una manovra, diciamo, singola, una manovra che viene stabilita per convenzione, magari in funzione di quelle che sono delle manovre che storicamente venivano effettuate con i veicoli prodotti dall'azienda, e posso quindi andare a verificare come il nuovo veicolo si comporterà nel momento in cui va ad effettuare questa manovra standard, diciamo, presa come riferimento, così da poter confrontare le prestazioni dei veicoli e dell'evoluzione del veicolo nelle diverse generazioni. Lo stesso risultato ovviamente poi può essere visto da diverse angolazioni, ma oltre ai video si possono poi anche, come lo vedete anche dai vettori blu di forza che sono rappresentati all'interno del video, si possono anche andare a misurare tutte quelle che sono le reazioni scaricate a terra, ad esempio, proprio per individuare in maniera ancora più precisa il punto limite in cui il ribaltamento del nostro veicolo avverrà. La seconda tipologia di simulazione che è stata effettuata è quella del passaggio sopra all'ostacolo. In questo caso il veicolo innanzitutto accelera e si porta ad una velocità costante. Una volta che ha raggiunto la velocità costante, la mantiene e va quindi a passare sopra questo ostacolo. In questo caso quindi non c'è nessuna sterzatura, il veicolo procede in linea retta e va a superare questo ostacolo. Nel momento in cui lo fa, ovviamente l'animazione restituisce il comportamento dinamico di tutto il sistema a fronte di questo evento, e quindi posso andare ad analizzare tutti quelli che sono gli impatti derivanti dal fatto che si può verificare un sollevamento, ad esempio, degli assi, e quindi un loro distacco da terra, assi che poi vanno però a rientrare ovviamente in contatto con il terreno. Oltre a ciò posso avere anche degli effetti dinamici derivanti dal carico, che può staccarsi eventualmente dalle forche e poi anch'esso riappoggiarsi nuovamente sopra le stesse, e altri eventuali fenomeni, quali ad esempio le oscillazioni magari degli sfili del nostro meccanismo, soprattutto nel momento in cui questi venissero rappresentati come corpi flessibili e non come corpi rigidi. Oltre alle animazioni, però, la simulazione restituisce ovviamente tutta la storia di carico sulle diverse componenti che costituiscono il nostro veicolo. Quindi abbiamo ad esempio i carichi sui cilindri di prendeggio, piuttosto che i carichi sui cilindri di sollevamento,
E come vedete dai risultati che sto presentando in questo momento, non sono più assolutamente dei carichi statici, ma anzi sono dei carichi che tengono in debita considerazione gli effetti dinamici del nostro veicolo e dunque tutti i sovraccarichi dinamici che si vanno ad ottenere nel momento in cui si effettuano questo tipo di prove. Non da ultimo si ottengono anche tutte le accelerazioni sui diversi componenti e questo può eventualmente anche essere utilizzato per ovviamente calibrare il nostro modello, nel senso che si può andare a strumentare un prototipo reale, quindi misurare sia le accelerazioni che anche i carichi eventualmente, e questi dati possono poi essere utilizzati per validare il modello numerico che è stato costruito e una volta validato il nostro modello potremo poi utilizzare lo stesso per proseguire nell'effettuare altre manovre semplicemente utilizzando il modello virtuale senza più dover eventualmente ricorrere a nuovi prototipi nel momento in cui magari vado a fare delle modifiche. In sostanza, quindi, con una simulazione dinamica e una simulazione multibody, quello che posso ottenere sono diversi risultati. Nel caso delle analisi considerate, posso andare ad esempio ad ottenere quello che è il limite di ribaltamento del mio veicolo e da questo punto di vista posso ovviamente studiare quali sono i parametri che maggiormente influenzano il mio veicolo, quindi ad esempio il passo del veicolo e come esso influenza il ribaltamento, piuttosto che la larghezza degli assi, piuttosto che il valore di carico e la posizione del carico stesso. Chiaramente, come dicevo anche prima, posso poi anche prendere invece che il limite di ribaltamento, posso andare a prendere una manovra standard che diciamo, viene definita internamente e posso valutare come diversi veicoli si comportano nel momento in cui affrontano questa stessa manovra. Per quanto riguarda invece il passaggio sopra ad un ostacolo, posso andare ad ottenere tutti i carichi interni, tutte le accelerazioni delle componenti. Posso da questi eventualmente poi andare ad analizzare anche quelle che sono le frequenze proprie del mio sistema e quindi vedere come il sistema si comporta dal punto di vista dei modi di vibrare, ad esempio, ma più in generale, qualsiasi sia la simulazione che io vado ad effettuare, nel momento in cui effettuo una simulazione multibody, che quindi rappresenti correttamente la dinamica del mio sistema, il risultato principale che ottengo sono i carichi dimensionanti e sono dei carichi dimensionanti assolutamente accurati, quindi che si tratti di coppie motori, che si tratti di forze di sterzata, che si tratti di carichi sui diversi cilindri che possono essere quelli di sollevamento piuttosto che quelli di brandeggio, o che si tratti infine anche delle tensioni che si sviluppano, ad esempio, nelle mie catene, ecco che tutti questi carichi sono carichi estremamente accurati perché ottenuti in condizioni dinamiche di reale funzionamento del mio veicolo. Quindi non dovete pensare solo a queste due manovre che vi ho presentato, ma ovviamente una volta che io ho il modello, le manovre che posso effettuare con il modello sono praticamente infinite. A questo punto però torniamo all'aspetto iniziale di questa presentazione, ovvero benissimo, faccio tutte queste simulazioni, ma dove vado a risparmiare? Beh, il risparmio sta nel fatto che vado, una volta che ho costruito il mio modello multibody, il mio modello dinamico, vado ad effettuare le simulazioni prima di andare incontro alla realizzazione dei prototipi e prima di andare a effettuare dei test sperimentali. In questo caso, dunque, io vado ad ottenere, grazie al modello multibody, dei carichi che sono assolutamente affidabili e accurati. Questi carichi li posso successivamente andare ad inserire nelle mie verifiche strutturali e dunque posso, ad esempio, evitare il rischio di
di fallire un test di omologazione perché magari si rompono delle componenti, ma più in generale posso ridurre il rischio di fallire un test di questo tipo perché il comportamento del dinamico del mio sistema non è quello che mi aspettavo. Infine, punto estremamente importante è il fatto che posso andare a virtualizzare tutto il loop di eventuale riprogettazione, ovvero se anche qualora la mia idea iniziale dovesse non essere, diciamo, sufficiente dal punto di vista delle prestazioni, non dovesse andare a soddisfare i criteri che ci si era posti, io posso semplicemente andare a modificare il modello, tentare delle altre soluzioni senza andare a costruire nessun prototipo fisico, prototipo che magari andrò a costruire molto più in là nel tempo quando avrò già, diciamo, molti più punti fermi all'interno del mio progetto. Infine, non da ultimo, il fatto di avere a disposizione un modello virtuale mi consente di parallelizzare molte più prove, perché io posso valutare in maniera molto semplice e anche automatizzata un elevato numero di configurazioni, quindi confrontarle tra di loro e dunque andare ad ottenere la configurazione migliore e poi proseguire con un affinamento della progettazione solo in questa configurazione. Come potete ben immaginare, tutto questo aspetto, quindi la virtualizzazione di tutti questi aspetti, porta ad un grande risparmio di denaro perché evito la costruzione di prototipi, evito di ripetere test sperimentali, concentro invece gli sforzi in una fase preliminare di progettazione e poi, quando vado a fare i miei test sperimentali, avrò, diciamo, dei test sperimentali che vengono effettuati su un veicolo che è già ad un livello di progettazione molto avanzata, riducendo quindi drasticamente il rischio di non riuscire a superare un test omologativo. E a questo punto, diciamo che su quanto vi ho presentato, sono ovviamente a disposizione per eventuali domande. Vi lascio comunque eventualmente anche il mio contatto qualora voleste farmele via email in seguito. Grazie mille.